sposò temporaneamente prestando servizio civile universale presso la Caritas di Ostia, un servizio che racchiude sia il centro di accoglienza, sia la mensa e anche il centro di ascolto. Il lavoro a Ostia è sicuramente diverso da quello che svolgevo prima, io via delle Zoccolette, dove c'è un centro di ascolto per stranieri e dove si forniscono, oltre a fare i colloqui, tutta una serie di servizi. A Ostia, invece, oltre a, diciamo, a fornire tutti questi servizi, ciò che c'è di speciale è indubbiamente il rapporto umano e di familiarità, di convivenza che si respira all'interno della struttura. Allora, io e una mia collega andiamo a Ostia 3 volte a settimana, il lunedì e il venerdì andiamo a fare servizio a mensa, mentre il martedì andiamo di pomeriggio e stiamo per lo più con gli ospiti. E questo ci permette chiaramente di avere accesso alla parte più intima della loro permanenza all'interno dei servizi della Caritas, perché molti di questi ospiti vivono all'interno del centro di accoglienza da molti anni, qualcuno addirittura da 20, persone che vengono dai posti più disparati nel mondo e che però si trovano tutti i giorni a convivere, a mangiare insieme a colazione, a cambiare le lenzuola insieme, a fumarsi una sigaretta, ed è molto particolare entrare in un ambiente di questo tipo e soprattutto entrare in confidenza con persone che chiaramente hanno dei vissuti particolari e che non necessariamente sono sempre immediatamente disposte a condividerli. Ecco, il fatto di giorno dopo giorno guadagnarsi man mano la loro fiducia, imparare a conoscerli come persone, è indubbiamente quello che di Ostia mi piace di più, perché c'è il vissuto umano, cioè c'è la possibilità proprio di conoscere delle persone e di riscoprirle in quanto persone, soprattutto di farle sentire persone. È chiaro che questo arricchisce tantissimo a livello umano. Trovo che ogni singola persona all'interno di quella struttura mi stia dando qualcosa. Sono persone straordinarie nella loro unicità e la bellezza sta anche nel fatto che se io non avessi avuto questa opportunità probabilmente non le avrei mai conosciute, e di certo non le avrei conosciute se fossero state al di fuori del centro, perché non avremmo avuto un collegamento sociale, un allaccio, no? Che poi ci avrebbe portati a stare insieme, a condividere qualcosa. Io trovo che questa sia la grande magia. Un'umanità che ha un colore diverso da quella che intendiamo normalmente noi, che si genera proprio quando persone di questo tipo si incontrano e condividono la loro vita, e che è bellissima se una persona riesce ad apprezzarla e riesce innanzitutto a vederla. È chiaro che questa storia del Covid ha influenzato enormemente anche il nostro servizio. Io prestavo servizio a Via delle Zoccolette, dove c'è appunto un centro di ascolti e dove si fa un lavoro di tutt'altro genere. Per un primo periodo abbiamo provato a lavorare nonostante la situazione, cercando, no, dei provvedimenti che potessero in qualche modo facilitarci il lavoro senza però, insomma, privare le persone dei servizi che noi diamo, fino a quando questo è stato possibile, chiaramente, perché poi è parso chiaro a tutti che la nostra sede non potesse più restare aperta e di conseguenza il nostro servizio è stato sospeso, e questo è stato per me ampiamente demoralizzante. Mi ha fatto sentire inutile in primis e un po' anche arrabbiata, perché chi partecipa al servizio civile normalmente ha qualcosa da dare, cioè ha qualcosa da mettere in gioco, ha qualcosa per cui combattere, ha qualcosa in cui crede, e il fatto di dover fare un passo indietro è stato difficile. Sono stati bravi i responsabili, perché proprio ci hanno consolato in un certo senso, ricordandoci che in quel momento stare a casa era
il massimo dell'aiuto per tutti. Il secondo passo è stato un passo a tutti gli effetti volontario e ho chiesto al mio responsabile del servizio civile di poter partecipare a delle attività e quindi ho iniziato a fare volontariato presso il centro di accoglienza di Ostia, dove attualmente faccio presto servizio invece. E quindi abbiamo iniziato con un po' di paura a riavvicinarci al prossimo con tutte le dovute cautele del caso, quindi abbiamo iniziato a fare uso delle mascherine, a fare uso dei guanti, abbiamo fatto tutto il necessario per poter stare lì, ecco, e per non perdere quella possibilità di vivere le altre persone. Anche i residenti chiaramente sono stati soggetti a tutta una serie di provvedimenti inevitabili. Questo genera chiaramente uno stato di malessere ed è difficile, però cerchiamo anche di ricordargli che lo facciamo per il bene di tutti e quindi il centro va avanti in questo modo, con sforzi e con fatica, ma grazie sempre comunque alla collaborazione di tutte le persone che ci vivono dentro. Ad oggi, dopo forse poco più di un mese che presto servizio a Ostia, posso dire di non avere più nessun tipo di paura riguardo al virus, anche perché ho imparato a sentire un po' il centro di accoglienza come un luogo a me caro, no? Non voglio dire una casa perché non sarebbe giusto, però è un luogo in cui io conosco delle persone, è un luogo in cui ho dei legami, per quanto nuovi, e è un luogo che mi fa sentire bene, mi fa stare bene. E tutto questo mi aiuta a vivere meglio la situazione attuale. Io penso che un'esperienza del genere, prestare servizio civile in un anno in cui è successo qualcosa che nessuno pensava potesse mai succedere, e il fatto di trovarmici dentro, di aver scelto il mio ruolo e che il mio ruolo fosse così adeguato al momento, perché in fin dei conti io ho scelto di servire l'altro, io ho scelto di mettere a disposizione un anno della mia vita per aiutare chi ha più bisogno di me, e di ritrovarmi a farlo nel 2020 mi ha fatto riflettere. E il lavoro che si fa all'interno di questi centri, il lavoro che svolgiamo, anzi il servizio, non il lavoro che svolgono tutti gli operatori del servizio civile, riveste un'importanza che ha poca visibilità, perché le persone tante volte non sanno neanche dell'esistenza di questo tipo di servizi, non sanno cosa facciamo e non sanno perché lo facciamo soprattutto. Normalmente trovo che quello che faccio sia di un'utilità inestimabile, non perché lo faccio io, ma perché l'aiuto va dato a chi ne ha davvero bisogno. Ed è quello che noi facciamo. In una società in cui la diversificazione tra ricchi e poveri è sempre più marcata, e i ricchi continuano a arricchirsi mentre i poveri sono sempre più poveri, c'è bisogno di persone che si mettono a disposizione degli ultimi. Tratta di umanità, di quello di cui parlavo prima. E questo è importante. E sarebbe importante anche che tutti lo sapessero e che tutti vedessero. Se tutti sapessero le storie che ho ascoltato io o le cose che ho visto io, probabilmente non penserebbero quello che pensano ora.